Ciao a tutti ragazzi, benvenuti che sono io, sono Paterostita e oggi siamo su Modern Strike, un gioco molto molto figo. Ci volevo portare un video da abbastanza tempo, un gioco di guerra, spero che vi piace, è molto strategico online, potete scaricarlo anche voi se volete, ma prima di questo andiamo a fare la sponsorizzazione a un gioco di nome Ace of War. Ace of War è un gioco che parla di guerra, in cui ti racconta tutta la storia, ovviamente dal Neolitico in poi, appunto tutta la guerra che hanno fatto, è molto lungo. Come vedete qua ci sono due modalità, Classic e General. Noi adesso andremo a fare la Classic. Ci sono quattro modalità, Easy, Normal, Hard e Insane. Una volta finito l'Insane si sblocca l'Hacked. Noi adesso andiamo a fare l'Easy. Come vedete qua ti spiega tutto quanto. Allora, vi spiego un po' com'è. Vedete questi sorti di meteoriti? Ecco, sono un'abilità, ma non vi consiglio molto di usarla. Vi consiglio di aspettare quando si sblocca questa sorta di dio, che chiamo dio onnipotente. Ora, qua, come potete vedere, si possono mettere i personaggi con un semplice clic. I soldi poi si vanno a mettere uccidendo persone. E con le persone che ho ucciso può andare a prendere questi vari personaggi. Qua potrei fare le torri e metterci, come puoi vedere anche qua, delle armi da cui puoi mettere. Poi andiamo qua, come si può vedere ci sono tutti gli elementi che puoi fare, supporto, attacco, difesa. E qua potrei prendere il personaggio che si sblocca con oro, che ovviamente c'è sempre. E quindi qua poi si può aumentare la velocità. E quindi lo scopo del gioco è questo. Arrivare alla fine ci sono molti, molti pezzi di storia, davvero molti. In cui alla fine ci sono gli alieni. Come potete vedere, in questo preciso momento qua si è sbloccato il dio onnipotente, o così lo chiamo io. Facciamo così. E adesso siamo spartani. Come potete vedere, è anche un gioco, diciamo, di strategia. Perché voi dovete posizionare i soldati in modo ovviamente strategico, ognuno con le sue combo. Ovviamente qua adesso ci sono tutte cose nuove, per esempio le guardie, si sono riposizionate pure le torri. È un gioco molto bello, questo qua è il 2, che hanno fatto perché è appunto un seguito. Penso che abbia fatto molto successo. Allora, come si vede, possiamo andare a migliorare tutto. Ok, per migliorare anche i personaggi e le difese che poi andremo a mettere. Poi ovviamente, come vedete alla fine, c'è un alieno che è molto potente e gigante, che one shotta un botto. Come potete vedere qua, stiamo adesso utilizzando una mossa speciale, che sono dei fulmini riguardanti ovviamente Zeus. Qua, come vedete, potete vedere tutte le strategie di attacco, quanto sono forti, veloci, e quanto ci mettono tempo a caricare, come distruggono gli scudi, cose del genere. Potete pure appunto potenziare i personaggi con questo che state vedendo adesso, per esempio questo. E poi ovviamente c'è questo qua che ti dà pure dell'armatura in più. Insomma, un gioco molto strategico e molto bello, che vi consiglio di scaricare. Si trova su App Store o altro, per esempio per Apple App Store. È gratis, quindi un'offerta davvero bella e ci vediamo al gioco. Ragazzi, eccoci. Ci siamo. Siete pronti? Bene, andiamo. Siamo in guerra. Davvero sempre morto. Ti ho sbloccato. Mio dio, qua ho fatto gli obiettivi. Quello sì che è un'arma forte. Ragazzi, comunque sia, per iniziare vi consiglio il pompa, è davvero utile. Da dove era sbloccato, ragazzi? Lo so, io certe volte prendo dei jumpscare per i cecchini, capitemi.
Allora, un po' di concentrazione. Quindi se starò zitto è perché appunto mi concentrerò. Poi sto preparando, quasi fatto, la storia di Call of Duty. Me sto preparando per metterla. E è quasi pronta, Ve lo assicuro, sarà una bellissima serie. Intanto stiamo qua. Ci vuole un po' a caricarsi, devo dire, però sciotta comunque, quindi mi consiglio sempre di utilizzarlo. Prima della vita, ovviamente, come in quasi ogni gioco, abbiamo lo scudo. Poi, ovviamente, ci possiamo curare. Bene. Ovviamente, non si può, senza arco, ovviamente, perché in alcuni giochi si può fare. Non si può cambiare arma o curarsi o lanciare bombe e cose del genere mentre che si sta caricando l'arma, oppure scambiare anche l'arma mentre si può ricaricare da qua se si pensa che ha pochi colpi per andare in quel posto. Un gioco davvero bello, solo che mi sbaglio sempre più a lanciare le bombe, perché io ero abituato che in alcuni giochi le bombe si lanciavano subito. Qua devi aspettare un po' perché è molto realistico e quindi devi aspettare che il personaggio apra la bomba. Quindi, qua c'è gente. Magari con il pompa passate da lontano, mettete il mirino così. E ci potete fare i colpi da lontano. Bella. Cacchio, prima devo lanciare la bomba. Ok. Mamma mia ragazzi, ci sto finendo i colpi, ovviamente, perché poi ragazzi i colpi finiscono, non si trovano nelle mappe colpi nuovi, però si rigenerano ogni volta che appunto muori. Bella, perfetto. Ok, ovviamente c'è un tempo in cui sei immortale, perché c'è una sorta di scudo. Ecco, per se vedessi si sta caricando una nuova vita, una nuova cosa che ti cura anche prima di ragazzi. Quindi devo aspettare 4 di vita, non so come fare, mi sta per scaricare i colpi. Ok. Devo fare 2 partite. Ok. 3 uccisioni rimaste, ragazzi, Quindi farle. Una. 2 uccisioni, 0 uccisioni. Bella. Vedete, insomma, questo gioco è molto bello. Sono il primo. La sua squadra ha vinto. E qua ti dà tutta l'esperienza e ci vediamo nella lobby. Ragazzi, rieccoci qua alla lobby e direi che il video posso finire qua. E quindi con questo posso finire. Da Fatalo, siete tutto. Ciao!